Ciao a tutti esseri mistici. Io sono Chase. E io sono Dream. Ed oggi siamo tornati su Ark. Nell'episodio di oggi addomesticheremo un dinosauro trovato a caso in giro. Sì, in pratica ci metteremo a girovagare per il nostro mondo. Appena vediamo un dinosauro figo che ci piace, diremo: ehi tu, sei mio. Bravissima, esatto, ha capito appieno il concetto Dream. Allora, innanzitutto porteremo con noi ovviamente l'iguanodonte, perché è una Ferrari instancabile. Aumentiamo il vigore, è inutile che siamo... A parte gli stronuti di Dream, gli aumentiamo un po' il vigore. Sono un po' tiltato perché Dream soffia il naso strano e mi fa parlare. Ok, aumentiamo un po' il vigore, un po' il peso, un po' la velocità. Ho fatto i narcotici, quindi adesso posso fare le frecce per addormentare il raptor. Lo addormenteremo e lo addomesticheremo. Va bene. Cos'è? C'è un motivo se nel canale cos'è? Dicono che mi faccio di... Il raptor che volevo prendere. Dai! Ma non ci credo! Ma che palle però! Vabbè, oh, carne in più. Vabbè, oltre a questo, oltre al fatto che la vita di un raptor ci garantisce la sopravvivenza. Oltre alla vita di... Oh cacchio, però sono due. Oh cacchio! Preso. Oddio, ma ha una cosa arancione e rossa. Cos'è? Questo dovrebbe essere... Un alfa. No, questa dovrebbe essere la femmina. E quello là dovrebbe... Non ci posso credere. Dai! Ma che senso ha farmelo tenere aggiustato se poi manco mi fai sparare una freccia? Ma che sbucco! Muoviti! Se no ti mangia! No! Ma come? Toporosauro Tech è stato ucciso da un dilofosauro. No, ma è strano perché guarda, se un dinosauro mi attacca, vedi che fine fa. Il mio parasauro è stato ucciso non so come. Ci serviva femmina, abbiamo trovato maschio. Muori. Dai, poverino, mi fa una tenerezza. Andiamo a farci le cose in metallo, che finalmente non avremo più le cose in legno, in pietra di merda. Ma avremo... Olè. Tada. Guardate che figata. Eh? Non è vero, fa schifo. No dai, no, dai, sono belli. Non fare la scema solo perché devi dare fastidio come sempre. Ok, prendiamo la paglia, così ci facciamo. Madonna, quanta paglia prende. Prende molta più paglia del piccone in legno. Andiamo a vedere se possiamo prendere quell'airdrop blu. Che goduria non avere più l'ansia di venire da quest'altra parte della spiaggia perché c'era l'alfa. Io non ho ben capito se questo brontosauro si stia mettendo il coso blu nel culo. Dream! Che c'è? È vero. Vai Dream. Uno. Due. Oh, due, uno. Tre. Zero. Ah, ci è messo un po' a elaborare il gioco. Sono tornato a fare i narcotici nella vecchia casa. Adesso ci vorranno 2000 anni per fare le frecce. Cos'è? Guarda. Dai, come fanno le... Ah, sono le pannocchie. Yes. Ora voglio di pannocchie. Così suona male, Dream. Allora, se suona male per te significa che tu sei un pervertito malpensante. Ark, miglior gioco del 2022. Vabbè, ma perché ci sono le foglie. Perché Yelly è qui? Portiamo Yelly a casa. Tanto non c'è niente da fare, noi tre si fanno nel codice, quindi ci intratteniamo così. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Allora, scegliamo da qua un dinosauro che vogliamo prendere. Paracelaterio, non so quale sia. Dancleosteus. Allora io direi di prendere il paracetofeo. Come cazzo si chiama? Dream ha deciso che addomesticheremo il paracetofeo. Che cosa? Ma tu pare che senti la musica che sembra che ti sta attaccando un mostro di dimensioni bibliche che è la tua fine. Poi esce un pezzo di merda piccolissimo dal buio. Ok, adesso abbiamo 62 frecce narcotiche. Abbiamo 48 pezzi di carne. Io mi vado a prendere anche l'altra carne cotta. Non si sa mai che ci perdiamo. La metterò dentro il nostro iguanodonte. Perché per chi non lo sapesse, la carne dentro i dinosauri marcisce più lentamente. Non si sa cosa fanno. Magari la leccano, ci scurreggiano sopra. Però la fanno marcire più lentamente. Però che palle che è notte. Di notte non si vede una minchia. Porco! È un carno! È quel carno leggendario che ci ha ucciso 30 anni fa. Oh bro, oh bro. Oh! Oh! Vedi a prendere per il culo? Sì, ma è questo gioco di merda che fa buggare tutto. Vabbè, sì. Iguanodonte! Lascialo stare! Dov'è? Iguanodonte! Iguanodonte, vieni qua! Dai, ma poverino. No! Madonna, vedete la vita con cui l'ho salvato! L'iguanodonte gli stanno...
No, e basta! Ragazzi! Ma che gioco di merda! No, vabbè, raga, ma non si può fare! Poi appena giri un poco con il iguanodonte di merda, si incastra dagli altri. Per fare lo stupido, hai perso due dinosauri, due! Oh! Oddio! L'immortale! L'immortale! L'iguanodonte l'immortale! No, devi fare l'idiota. Poi muore il dinosauro! Guarda, ma come fanno a passare? No, ragazzi, però che gioco di merda! Ma 30 km di pietre! Ma fammici passare! Porco demonio, quel carno tra atroci sofferenze lo devo far soffrire. Non è vero perché lo devo prendere, ma che palle! Lo farei squaltare. Guardalo! Guardalo! Mi ha ucciso l'iguanodonte! Sinceramente ci sono rimasta male. Abbiamo perso tre dinosauri. Però non che mi deve fare lo stronzo. Se si salva è un miracolo! E non si è salvato! La musichetta era il casetto. Ehi, pezzo di merda! Cos'è? Canzonetta di Bon. Ragazzi, sta per piangere. Oh! Bon, scritto così Bon? Nome piccolo ma carino. I nomi li sta scegliendo tutti quanti Dream. E certo, tu giochi o scelgo le cose. No, però è vero, ragazzi, appena ho visto lo zainetto mi si è frantumato il cuore. Guardate come vuota la mia vita senza Bon. Non so con chi vuotere. E adesso, per colpa di Chase, è morto. Comunque Dream grande, se uno vuole suicidarsi io lo aiuto a farlo. Cioè, credi che io l'abbia fatto apposta? Il carnosauro sarà il carnotauro, come si chiama, sarà sempre il mio schifoso dinosauro, cioè sarà sempre quello che io dirò. La mattina appena mi sveglio al mattino penso che gli dirò un pugno in bocca per svegliarlo. Oddio ragazzi, forse abbiamo sbloccato una nuova armatura. Ma è bellissima! Adesso la andiamo a fare mentre infamo Tauro si addomesta. Oh no! Oh no! Oh no ragazzi, è tornato! Hai visto Dream? Cosa? C'è un Raptor Alpha! Ma? Cosa mi stai dicendo? Ok, adesso ci siamo. È il momento di ucciderne un altro. Adesso manderemo Infamo Tauro e Red Scale ad ucciderlo. Allora, innanzitutto, opzioni. Ma perché solo loro? Perché sono i più forti, cioè Infamo Tauro. Tu! Ti tieni sto... Non mi guardare così! No, con quelle braccia di merda! Qua! Ma non le ha, non le ti pare che mi ha ucciso l'iguanodonte? Se muore Infamo Tauro, devo essere sincero. Non te ne fotto. Non me ne frega proprio niente. Quindi è anche per quello. Perché credo che basti anche solo lo Spinosauro. Vai Spino. Vai tutto vostro. Ma picchialo anche tu. Vediamo. No, io non servo a niente. Infamo Tauro all'azione. Oh, ma l'Infamo Tauro è forte. E lui che ma viene da noi. Ma questo Infamo Tauro! Armatura, chitina. Adesso capisci quei cosi che ammazzavo che ti dicevo che tu dici che sembrano i pescioni d'argento? Ti ricordi quando li ammazzavo che dicevo sempre questi ci danno la chitina? Quello che sembrano tipo granchi, un po', sì. Ecco a cosa serviva la chitina. Dai. Dai, non sembra un soldato così. Non hai paura di lui in questo modo?